Viviamo tutti in un contesto nel quale è possibile esprimersi liberamente. Forse anche troppo, mi verrebbe da aggiungere, con il rischio di passare per reazionario. I social media hanno in effetti permesso una comunicazione globale a un ritmo vertiginoso, bypassando la sedimentazione, la riflessione preparatoria che contraddistingueva la ponderatezza e l'equilibrio nella comunicazione. A una sollecitazione si risponde immediatamente. A un'agenzia ne segue la smentita, il rilancio che innesca un'escalation deflagrante. La libertà di espressione o di manifestazione del pensiero può considerarsi la principale emanazione dell'uomo all'interno della società. Il suo pieno riconoscimento salvaguarda la stabilità degli stati moderni che trovano nel pluralismo di opinioni e nel dialogo fra più punti di vista la base della democrazia. La libertà di espressione è una tradizione che parte dalla polis nell'antica Grecia, dove si riconosceva la possibilità di esprimere le proprie opinioni nelle assemblee pubbliche. Una libertà ritenuta cruciale dai greci antichi in quanto permetteva il più ampio dibattito sulle decisioni politiche che dovevano essere prese. Ma io sono convinto che non occorre che io agisca in maniera tale da persuaderti che la libertà di espressione sia una libertà fondamentale. Eppure, malgrado Spinoza, Milton, Voltaire, Fichte, Stuart Mill e tutti i grandi padri della nostra democrazia, eppure, fatto salvo tutto quello che abbiamo affermato fino in questo momento, io credo ci debba essere, o forse no, un limite a questa libertà sacrosanta. E quale limite deve esserci? Ma forse leggendo i Vangeli ci sono dei limiti che il Signore ci offre, anche per ciò che riguarda la nostra libertà di coscienza, la nostra libertà di opinione, che non vadano in qualche maniera a ledere le libertà e la dignità altrui. Non so che cosa ne pensi, visto che tu sei un fruitore di questo servizio di comunicazione. Aiutami a capire.